Buonasera, buonasera a tutte e buonasera a tutte. Allora, faccio questo video, come potete vedere c'è un po' di gomitoli, la posizione non è proprio ottimale, ho fatto un trespolo per tenere la luce un pochino più alta per vedere se il video viene più luminoso, ditemelo nei commenti se è migliore. Innanzitutto buon anno perché non ci siamo visti né sentiti prima del nuovo anno, mi sono scordata pure di farvi gli auguri, quindi tutto in ritardo. Vi faccio questo video perché mi sono arrivati in anticipo rispetto a quando notificato dall'UPS due ordini che ho fatto la scorsa settimana dal filato iCigars Filati da Sogno tramite il negozio della carissima Marina. Vi metto il link nel box informazioni sia nel canale YouTube e vi metto anche il link del gruppo Facebook dove potete, insomma, interagire con tutte noi creative e creativi. E ho fatto due ordini perché io ero partita con un ordine solo, prendendo delle cose di cui sono entusiasta veramente, a dei prezzi scontatissimi. Poi però, come al solito, la vena dello shopping compulsivo mi ha fatto acquistare. E tanto per dire, avrei già il carrello pieno di altri filati, però penso che per il momento mi dovrò fermare e procedere con finire qualche progetto. Ho sei progetti da finire. Ora sono tutta concentrata a capire come riuscire a fare una maglia, perché se riesco a stabilire, cioè se mi viene bene la maglia che sto facendo, penso che ho risolto negli acquisti di maglioni sciarpe, per me, perché dato che sono una taglia abbastanza grande, è sempre un problema trovare capi d'abbigliamento carini. Quindi se riesco a farmeli da me, top. Allora, vi faccio vedere quello che ho preso, vi dico anche i prezzi. Logicamente i prezzi che ho pagato io non sono gli stessi che sono ora sul sito, perché io l'ho presi sfruttando la promozione degli sconti che sono terminati la scorsa settimana, sono stati quasi per un mese. E quindi insomma che l'ha voluto approfittare. Comunque vi voglio dire che anche a prezzo pieno sono super convenienti. E poi vi dirò un paio di cose su il discorso delle spedizioni, perché io sono la prima che mi rompe sempre pagare le spese di spedizione. Io se posso cerco sempre di arrivare al minimo d'ordine per non pagare le spese, però bisogna dire la verità, se il filato ha una convenienza di prezzo si può anche pagare le spese di spedizione. Capisco che la ditta ICE è lontana, è della Turchia, ci sono le dogane di mezzo e quindi è sempre un problema avere delle spedizioni più economiche, però devo dire la verità, io con quello che ho comprato questi mille lotti, perché ora vi faccio vedere se riesco, io ho messo tutto sullo stendino, cioè ora qui c'è il filo del caricabatterie, ecco, cioè tutti i gomitoli li ho praticamente messi tutti sullo stendino, c'è una marea, in più ce l'ho sparsi in tutta la casa, quindi c'è veramente. Io da quando conosco questa azienda, rimettiamo tutto a posto, ecco, da quando conosco questa azienda i filati li compro soltanto da loro perché devo dire la verità, sono super convenienti. Mentre giravo un attimo su internet, perché io compro da vari siti, sia italiani che esteri, e giravo su un sito italiano, su un altro sito dove io compravo sempre, ma ora ci ho comprato soltanto dei cavetti per i ferri circolari perché i filati mi piacevano di più quelli che avevo comprato sulla ICE. Ho trovato un altro sito di cui non farò il nome perché insomma non voglio né denigrare nessuno né fare cattiva pubblicità, dove una tipologia di filato effetto jacquard, quindi come ce l'ha la ICE della categoria jacquard, 100 grammi venivano più di 6 euro. Quindi capisco magari che si trova alle spese di spedizione gratis sui siti italiani, però se fate conto che un lotto da 400 grammi ci può costare, quando costa tanto il filato di lusso, 15 euro, capite bene che è conveniente, anche se incide la spesa di spedizione, logicamente più lotti si acquistano e meno incide. Io per questi ordini ho deciso di utilizzare il Corriere UPS per due motivi. Prima è che nelle feste natalizie il Corriere, quello solito, l'aveva tolto Marina giustamente perché c'erano stati un po' di subbugli per via dei ritardi nelle spedizioni. Io ho utilizzato UPS perché ho visto che fino a 6 lotti, io di solito ordino sempre 6-8 lotti, non di più.
fino a 6 lotti non si paga la dogana e la spedizione avviene in 3 o 4 giorni, a me addirittura in 3 giorni da quando l'hanno spedito. Sono convinta che se non avessero avuto dei ritardi nella spedizione aerea, e se perso un giorno, mi sarebbero arrivati in 48 ore da quando ho fatto l'ordine. Comunque, 5 minuti già persi in chiacchiere, partiamo subito con il primo. Io ho fatto l'ordine, vi dico subito quando, non mi ricordo più, quindi vediamo le mail. Ho fatto l'ordine una settimana fa, pari 6 giorni fa, e ho speso, per quello che vi farò vedere ora, 30 euro di filati e 17,45 euro di spese di spedizione, per un totale di 47,57 euro. Logicamente quando voi andrete a pagare varia anche in base al cambio, perché noi si paga in dollari, ma poi viene fatto, se pagate con PayPal per esempio vi fa il cambio in automatico. Io per esempio il primo ordine c'era il cambio a 1,01, mentre il secondo ordine a 1,10, quindi nel secondo ordine ho guadagnato qualcosina, cioè ho risparmiato ancora. Vi dico anche i prezzi, però tenete a considerazione che non sono i prezzi che vedete ora sul sito. Io però nel box informazioni vi metto i link che vi riportano direttamente ai filati, quindi molto molto semplice. Cliccate con la freccettina e ci sono tutti i link, poi c'è la pagina Facebook mia, la mail, insomma, se volete avere anche informazioni in privato basta che me lo scriviate. Partiamo dal primo. Io ho preso questo, che è il filato panda. Io me ne sono innamorata quando l'ho visto, peccato che era l'ultimo lotto di questo colore, mi dispiace tantissimo, io spero che li riassortiscano, ma non so se si dice così in italiano, io spero che insomma li riassortiranno a breve, perché io veramente un filato così morbido non l'avevo mai visto. Se c'era più di un gomito, più di un lotto, ne avrei sicuramente presi di più, perché mi ci volevo fare tipo un gilet oppure uno sciarpone, però non lo so ora cosa mi ci verrà fuori con un lotto da 400 grammi. Il filato è appunto il panda, vediamo se si riesce a mettere a fuoco. Loro consigliano un 7 mm come un uncinetto o anche ferri, è un super bulky, quindi un super ciccione, sono 100 grammi, in 100 grammi ci sono 80 metri e è 100% microfibra, questo è veramente qualcosa di spettacolare da quanto è morbido. Ora io sotto mano ho un uncinetto del 6, non ho il 7, però volevo vedere come si lavorava, perché la mia idea era lavorarlo ai ferri e non all'uncinetto. Anche perché insomma con i ferri circolari veramente io mi ci trovo da Dio, e addirittura ora sto usando la tecnica che usa Max. Comunque è una nuvola questo filato, è veramente stupendo. Solo che io non è che ho tutto sto posto davanti a me per fare le prove. Allora, vediamo, facciamo qualche catenella. Io devo dire la verità, penso che sarà migliore ai ferri, però mi è arrivata una notifica di un giochino, penso che ai ferri renda di più. Vediamo se uno lo dovesse svolgere, si svolge benissimo. Io devo dire la verità, penso che questo prodotto andrà meglio ai ferri. Se avessi dei ferri del 7 potrei anche fare una prova, però in questo preciso momento non ce l'ho, genio. Però vi farò vedere sicuramente quello che ci faccio. È un filato composto da tutte queste questi pennerini che non si strappano, quindi top, rinchiusi da questa catenella bellissima, e secondo me è veramente molto decorativa come catenella, fatta molto bene, e secondo me a ferri sarà qualcosa di spettacolare. Io appena ho fatto qualcosa ve lo faccio vedere, sono a fine anche di 3 o 4 progetti, quindi poi vi farò un video. E questo qui veramente è uno dei miei preferiti, è di una morbidezza pazzesca, io non so se riesco a farvelo sentire la morbidezza, però è veramente spettacolare. E che altro? Ah, vi dico, il codice è il 58819 e io l'ho pagato 8,39 euro, questo è il prezzo pieno, non c'erano sconti e anche ora non ci sono sconti. Il color borgogna era terminato, quindi non so quando lo riassortiranno. Io ho preso l'ultimo lotto disponibile, ma è qualcosa di spettacolare, è veramente una nuvola, soffice soffice, ci faccio qualcosa per me.
ero quasi tentata di farci tipo uno sciarpone con le maniche, no con le maniche, con le tasche, tipo gilet. Però ora vediamo, però io sono molto grande di taglia, quindi non credo che mi basterà un lotto. Però anche una bella sciarpina, fru fru, molto molto soffice, molto carini. E questo è il primo. E ho già parlato 5 minuti solo di questo, se hai capito che mi piace tantissimo. Poi, ora scaraventiamo tutto qua. Ecco, aspettate, farò un macello di sicuro. Ecco, allora poi ho preso questo filato meraviglioso che aveva presentato Marina in uno dei suoi ultimi video. È il filato Donna. A parte il nome, che è bellissimo, è un 70% lana e 30% acrilico. È di una bellezza questo filato, disarmante, veramente bellissimo. Io, se trovassi il capo interno, perché io adoro lavorare dall'interno del gomitolo, quasi mai mi piace lavorare dall'esterno, perché tendo un po' a come si dice, a cicciolarsi, però non mi riesce di trovare il capo, quindi vabbè, useremo la parte esterna. Vediamo come si lavora con l'uncinetto sempre del 6. Secondo me il 6 è il suo numero. È un filato molto morbido, molto grande, quindi il lavoro sviluppa velocemente, quindi per chi detesta progetti che durano tantissimo, ma insomma si lavora benissimo, sì, il 6 è il suo secondo me. Io non so cosa consigliano, no, consigliano il 6, ma secondo me il 6 è proprio la sua dimensione. È veramente bello, 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 ci si può fare degli sciarponi, ci si può fare dei cardigan. Questo tipologia di colore, che è il cammello, vediamo con una maglia alta come viene con le maglie alte, facciamo 3 o 4 maglie alte e vediamo. Poi, che hanno di bello questa tipologia di filati, che il lavoro, se uno lo dovesse disfare, si disfa molto velocemente. Ora vediamo se si riesce fare una catenella, ma io ho una scomodità nel lavorare davanti alla telecamera, perché ho il cavalletto grande, in più sono rinchiusa in un pezzettino perché ho tutto il resto del tavolo invaso dai gioielli che stavo facendo, perché veramente 50.000 cose iniziate. E vabbè, comunque sia, io devo dire la verità, è meraviglioso. Ora mi è partito anche l'uncinetto. Poi vabbè, ho fatto un acquisto da un altro sito di uncinetti di quelli ergonomici della Prim. Secondo me ho buttato via soldi, perché io non ci vedo niente di che. Più che altro non mi ci trovo a lavorare, hanno il manico troppo grosso, ora forse mi ci devo fare la mano. Comunque 5 euro uncinetto, veramente. Comunque, cioè ragazzi, parliamo della bellezza e della meraviglia di questo filato, della marea di colori meravigliosi che ha. Cioè, pronto, veramente. Qui si va da un viola, un oro, un bronzo, un color verde, un verde chiaro, verde scuro. Questi sono veramente i miei colori, perché io da quando sono bionda mi ci trovo tantissimo con questa tipologia di colori. Ve l'ho detto che il codice è il numero 58441 e si chiama Donna, e le colorazioni sono arancione, lillaca e cammello. Ora non so se il prezzo che l'ho pagato io è il prezzo pieno, credo di no, credo di averlo preso a sconto. Io l'ho pagato 7,08 euro, quindi devo dire ottimo prezzo per 400 grammi di filato, non per un gomitolo, ma per 100 grammi, tendo a specificare. Poi ho preso tutti i prodotti in scontissimo, veramente in scontissimo. Erano dei sale, extra sale, veramente. Ho preso delle cose che mi potrebbero servire anche per i gioielli, ve lo fa vedere subito dopo. Ora iniziamo con questo. Io ho preso questo che è il codice 58230, è un sale winter, 100 grammi per 100. Ah, scusate, non vi ho detto, ma che caprona, non vi ho detto il Donna quanti metri ha. Allora, in 100 grammi c'è 175 metri, ecco, perché altrimenti le informazioni non sono corrette. In questo ci sono 100 grammi per 190 metri, 25% lana, 75% premium acrilico, e questo ha come colorazione grigio e caffè latte. Devo dire la verità, è meraviglioso questo filato, questa colorazione è veramente bella. Riuscirò a trovare il capo interno senza stare a levare tutte le fascette che poi non mi riesce a rimetterle? Ma che casino, io me le dovrei preparare prima le cose, ma
La voglia di fare il video è troppa, quindi vabbè. Comunque sia, non riesco a trovare il capo interno. Ora lo spasciuco un po' e vedo un attimo. Comunque ha dei colori stupendi. Cioè il colore è questo giallino chiaro, un grigio tendente all'azzurro, quindi la telecamera me lo falsa tantissimo, ma è un po' più un grigio freddo. E in questo punto qui si mischiano i due colori, quindi veramente una gradazione molto particolare e molto delicata. Vediamo un attimo, vabbè, ce la rimetterò alla fascetta, che me ne importa. Sto spostando tutto, cioè potete vedere la morbidezza pure da come si apre il gomitolo nel momento in cui lo prendete. Pur essendoci il 75% di acrilico, non c'è paragone con gli acrilici che si trovano nelle bancarelle. Cioè veramente loro non so cosa consigliano, perché hanno praticamente coperto l'etichetta che c'era prima. Ma se io la stacco, vediamo se mi riesce di staccarla. Credo di no, perfetto. Boh, noi freghiamocene di quello che ci consiglia la ICE, perché tanto dipende dalla mano, e proviamo sempre con il 6, perché secondo me il 6 va bene. Si fa 3 o 4 punti, sì, ci vuole il 6, ragazze, ci vuole il 6. Se poi lavorate strette, secondo me anche un 7, ma per la mia mano, che io lavoro abbastanza morbida all'uncinetto, secondo me il 6 va bene. Facciamo anche qui 3 o 4 maglie alte e vediamo come si comporta il filato. Poi mi piacerebbe farvi dei tutorial di dei punti pazzeschi che ho visto su alcune riviste, oppure che ho trovato girando un po' su internet, però il problema fondamentale è la mancanza di tempo che io non ho mai, perché lavorando tutto il giorno, torno a casa, cena, fai le cose un attimo, se poi mi metto a fare i gioielli non faccio niente. Poi in questo periodo ho praticamente finito una sciarpa per Alessio, e poi vi farò vedere, che è venuta bellissima, fatta con il filato top gamma della ICE. Ma non vi dico niente, perché ve lo faccio vedere, vi do tutte le spiegazioni nel prossimo video, quando vi faccio vedere le creazioni. Poi ho realizzato una sciarpa per la mia nonna, insomma, sicché ho fatto un sacco di cose e sono rimasta indietro con tutte le cose da sistemare. Vedete quanto è definito il punto, il 6 e il suo uncinetto. Proviamo a fare 3 catenelle e a ricominciare, proviamo un attimo. Sì, comunque ragazzi, il 6 è l'uncinetto suo, proprio il suo. Mi sono convinta che qui ci viene proprio un bel cardigan. Io non ho preso un lotto solamente, perché io non prendo mai più lotti, a meno che non sappia già cosa ci voglio fare, perché appunto vado un po' a sentimento, lo compro sulla base del colore che mi piace, poi inizio un progetto e se vedo che non mi basta rifaccio l'ordine, sperando che sia sempre disponibile questo colore. Però insomma, vediamo. Cioè, a parte che si lavora, che è di una facilità estrema, si lavora veramente in modo molto facile, con un uncinetto del 6 poi rimane morbidissimo. È veramente un filato di grande qualità anche questo, per essere un filato che io ho pagato 5,24 euro, ma mi pare che costasse 15 euro addirittura a prezzo pieno. Io devo dire la verità, ottimo, ottimo, ottimo acquisto. E è un Sail Winter grigio caffè latte, codice 58230. Della stessa tipologia, sempre un Sail Winter, ho preso questo che è l'arancione rosa scuro. Diciamo che qui la tonalità è un po' più tintunita. Ora la telecamera lo falsa tantissimo, sembra fucsia, ma in realtà è un rosa opaco con un arancione opaco. Questo è un po' tutto tono sul tono. Sul tono, molto bello pure questo. Il codice è 58231, è della stessa famiglia di quello di prima, quindi della stessa famiglia di questo. E sempre 100 grammi per 190 metri, sempre 25% lana e 75% premium acrilico. E secondo me stanno bene anche insieme, veramente molto carino. È un filato molto bello, anche questo io l'ho pagato 5,24 euro, quindi devo dire regalato, perché 1 euro a gomitolo praticamente mi è costato. Io devo dire top, veramente top. È un filato stupendo, bello massicciotto, anche questo è della serie Bulky e mi piace tantissimo. Tantissimo, è di una morbidezza assurda. Io ho uno scatolone pieno di acrilico
e di Mistolana, preso su un altro sito, che da quando ho incontrato questa marca io non riesco più a utilizzare. Mi sembrava il top della qualità, da quando ho iniziato a comprare loro io non riesco più ad operare quell'acrilico perché lo sento molto 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 ruvido al tatto, non c'è proprio paragone rispetto a questi. Quindi la Ice mi ha proprio conquistato. Poi ho preso due filati che non c'entrano niente con l'inverno, ma sono dei filati che io ho deciso di prendere per provare a realizzarci dei gioielli. Siccome va tanto di moda i gioielli fatti all'uncinetto, specialmente per l'estate, io ho comprato il filato apposta, che però una spoletta da 40 metri costa 5 euro. E siccome non mi sembra tutta questa cosa così particolare, ho deciso di utilizzare questa tipologia, che è praticamente lurex e viscosa, secondo me renderà molto bene, per realizzare dei gioielli che poi vi farò vedere assolutamente. Se poi mi piglia lo sghiribizzo vi ci farò anche un tutorial, ora vediamo cosa viene fuori. Il primo che ho preso è il 57851, è un sail metallic in 50 grammi 150 metri, tra parentesi questo è bellissimo pure per realizzare cose estive, canotte traforate, costumi, benissimo, che costumi che si vedano, quindi quelli da abbigliamento, oppure dei complementi d'arredo per la casa, delle bomboniere, tutto quello che uno ci può realizzare, ci sono tanti colori, ho preso il blu e il color bronzo. Cioè sì, buonanotte, color rame, perché secondo me stanno molto bene anche insieme. Che dirvi, è un 90% di lurex metallico e 10% di viscosa, è veramente molto luminoso e molto molto bello, non riesce neanche a mettere a fuoco da quanto è luminoso, è un filato abbastanza sottile, si lavora con un 1,5-2, vedete che tende a separarsi, a aprirsi, quindi magari mettere alla fine un pezzettino di scotch per evitare che vi si apra, ma è molto molto bello e io l'ho preso anche in color rame, stessa composizione, stesso metraggio, molto belli. Ci sono 400 grammi in ogni, no scusatemi, questi qui, i sail metallic, sono 300 grammi all'otto, perché sono 6 rotolini, 6 ruzzoline, 6 gomitolini. Io l'ho pagati, scontati del 90%, 2 euro. 2 euro all'otto, cioè vi rendete conto, 2 euro per 6 gomitoli. Quindi fate un po' la divisione. 2 diviso 6, quanto fa? Quanto fa? Non lo so. Cioè veramente pochissimo, veramente pochissimo. Tipo 30 centesimi, 35 centesimi a gomitolo. Che da queste parti non è fattibile trovare dei prezzi così. Considerando che ci ho speso 17 euro di trasporto, è sempre convenuto. A parte ho fatto degli acquisti pazzeschi, perché anche le cose super scontate hanno una grandissima qualità, quindi devo dire sono molto molto soddisfatta. Questi sono i miei preferiti, ero molto curiosa di vedere quando sono arrivati e devo dire la verità, sono veramente stupendi, bellissimi, bellissimi veramente. E ora vi faccio vedere tre cose e basta che ho preso nel secondo ordine, che ho fatto il giorno dopo. Sono sempre 6 lotti, io ho speso in questo caso 38,78 euro e ho speso i soliti 17,45 euro di spese di spedizione, per un totale di 56 euro. Ho speso un po' di più perché ho preso filati che non erano in sconto, tranne uno, che è questo che vi faccio vedere per primo, è il Hulcord Aran nero. No, è il Cool, sì, buonanotte, è il Hulcord Light, che sarebbe della stessa marca dell'Aran, solo un pochino più fine. È effetto lana cotta, è un pochino più duro, però non mi interessa perché io ci devo fare una fascia per capelli. Poi con gli altri 8 rotoli, con gli altri 7 rotoli non so che ci farò, però qualcosa mi inventerò. È un 50% lana e 50% acrilico in 50 grammi 100 metri, consigliato uncinetto del 4 o ferri del 4. E io ci realizzerò una fascia, e ora vi faccio vedere che tipologia sto per realizzare, perché io ho fatto questa tipologia qui di fasce. Ora io non ho un manichino per farvelo vedere e non me lo metto ora perché non posso girare la videocamera, insomma, comunque è una fascia molto semplice,
qui ho da tagliare il filo, poi ci volevo mettere un cabochon realizzato da me con i cristalli, insomma ora qualcosa inventerò. È una semplicissima lavorazione a maglia rasata e maglia di gaccio, poi si chiude, cioè non si lavora in tondo, si lavora in giro di andata e ritorno, quindi questa è la parte retro del lavoro, poi si cuce. Mettendola così viene fuori tipo un fiore, ci si potrebbe anche fare un fiore all'uncinetto, insomma, vediamo. E si può portare con il fiocco come le classiche fasce con il fiocco sopra, oppure con il fiocco laterale, molto romantico, con questa parte sulla fronte, tipo molto anni 20, io lo preferisco in questo modo, poi quando la indosso ve la farò vedere. E siccome la voleva anche la mia sorella, ho deciso di fargliela anche a lei, però lei la voleva nera, perché lei vuole tutto nero, e quindi io non avevo filati neri, e quindi ho deciso di prendere questo. Ci sta anche che lo lavorerò con il filato doppio, ma al momento non lo so, devo fare un po' di prove. Devo dire la verità, per 6,29 € per 8 gomisoli, top, anche qui 400 grammi. Poi ho preso gli ultimi due lotti, ho preso due lotti, non erano gli ultimi due, del panda grigio. Vi ho fatto vedere il panda color borgogna e ora vi faccio vedere il panda grigio. Bellissimo, cioè ha un colore stupendo, proprio un grigio ghiaccio meraviglioso. Io sono convinta che qui ci verrebbe benissimo, a parte che non voglio usarlo per i gatti, ma sono convinta che se lo fa vedere a Giulietta impazzisce. Proviamo a vedere. Picchi, guarda, non vede quanto è morbido. Io sono convinta che se gli ci facessi una copertina lei ci dormirebbe subito, però mi ci voglio fare qualcosa per me. Sempre 8,39 €, quindi a prezzo pieno, però è veramente bello, e come prima è 100 grammi per 80 metri, insomma è la stessa tipologia di filato. E poi ho preso tre lotti, quindi la prima volta che prendo, una delle prime volte, solo un'altra volta avevo preso più lotti di questa tipologia di filato, che è il Super Baby. Io non mi ricordo se questo filato l'ho visto in un video recensione di Marina o di Max, che saluto, non mi ricordo. Però mi sono innamorata di questo color rosa cipria. Io adoro... Mi è venuto il singhiozzo, scusate. Adoro veramente... Oddio, anche uno sbadiglio, perfetto. Singhiozzo e sbadiglio. Sono molto stanca, il lunedì è un giorno tragico. Praticamente io mi sono innamorata di questo colore, che è un color rosa cipria, e mi ci voglio realizzare qualcosa per me, che io penso di non aver niente rosa, però questo colore è veramente bello, molto delicato, molto fine, un filato sottile, si lavora con un 4, sì, un 3,5 secondo me, forse un 3,5 d'uncinetto e un 4 di ferri, no, forse un 4 d'uncinetto e un 3 di ferri, boh, non lo so, ora dobbiamo vedere. È un filo abbastanza sottile, è un bel metraggio, perché in 100 grammi ci sono 360 metri, e qui loro consigliano un 3,5 tra ferri e uncinetto, quindi sì, secondo me un 3,5 come uncinetto ci sta. E che dirvi? È un 100% acrilico baby, quindi acrilico proprio per i bambini. Qui ci si può fare delle copertine, dei vestitini da bambini, cioè ci si può fare qualsiasi cosa, ma io l'ho comprato per farci qualcosa per me, se riesco in un prossimo futuro. E questo filato io non mi ricordo se era a sconto oppure no, però io l'ho pagato 5,24 € all'8, quindi ogni 400 grammi, il codice è 53466. Devo dire la verità, 5 euro per questa meraviglia è veramente regalato, super morbido, veramente morbido, adoro. E poi quello che mi piace dell'acrilico è che non bisogna stargli dietro come alla lana, quindi non c'è da aver paura anche nei lavaggi, l'acrilico non cambia dimensione, quindi non ristrettisce, in più non infeltrisce perché non è lana, tende a rimanere intatto. Siccome io sono una frana, per lavare a mano non mi riesce, in più sbaglio sempre lavaggi e ristrettisco tutti i maglioni di lana che ho in casa, quindi ho deciso di provare a realizzare qualcosa con questo filato, magari per la primavera, perché secondo me è un filato molto adatto per la primavera.
Prenderò anche altri colori sicuramente, anche se ho visto nell'ultimo video recensione di Marina che lei ha preso il favorite, il favorite, che costa 5 euro mi pare anche quello, e ha dei colori bellissimi, però ora io effettivamente dovrò cominciare a smaltire un po' tutti questi gomitoli. Poi, se volete vedere come ho organizzato tutta la collezione gomitolosa, ditemelo che vi faccio un videozzo, perché a me piace farvi vedere come ho sistemato. Ora ho messo tutto nelle scatole di cartone, però la mia idea sarebbe mettere nelle scatole di plastica in modo da vedere quello che c'è dentro, però al momento devo un attimo mettere a posto quello che dovrò fare in questo momento dopo che ho staccato dal video. Allora, questo penso sia uno dei video più lunghi che io abbia mai fatto, però perdonatemi, avevo da parlare tanto. E, come sempre, io vi lascio tutti i link nel box informazioni. Se avete delle domande, anche se vi sembrano domande stupide, fatele lo stesso, perché chiedere sempre, non partiamo da presupposto ma mi risponderà, non mi risponderà, certo magari vedere un attimo nei commenti, dato che io non ho 50.000 commenti, ce ne ho 10-15 ogni video, se ci sono dei commenti con delle risposte già uguali magari ci si agevola un attimo il lavoro, però non vi preoccupate, perché assolutamente se avete bisogno di sapere qualcosa io vi rispondo. Se poi ci sono ragazze della zona vicino a me che hanno intenzione di fare degli ordini un po' più grandi, tipo ordini collettivi dall'AIS per risparmiare sulle spese di spedizione, magari siamo in due, siamo vicine relativamente, quindi ci si può incontrare per darsi il materiale, insomma magari anche tra di voi, tra amiche, siete vicine, potete anche fare degli ordini più consistenti, non farli da sole ma farli in maniera collettiva per risparmiare un po' sulle spese. Io non ho mai superato i 10 lotti, quindi non so oltre i 10 lotti qual è lo scaglione, però magari guardare un attimo se conviene oppure no. Io come al solito sono soddisfattissima, questa volta non penso che non ci sia nemmeno un filato che non mi piace. Mi devo mettere a lavorare il panda subito, perché io devo vedere come viene assolutamente. In un prossimo video, non so se il prossimo o quello dopo ancora, vi farò vedere quello che ho realizzato al momento con i filati AIS. Ci sono un paio di progetti che ho finito, un altro paio li sto finendo, quindi vi faccio vedere. Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate, iscrivetevi se non siete iscritte, lasciate un commento, mettete un pollicino e condividete, un pollicino in su possibilmente, e condividete il video, perché la condivisione fa sempre piacere e magari si imparano cose nuove e si scoprono prodotti nuovi. Alla prossima, ciao ciao!